Idea Campania, un'associazione culturale, un luogo dove discutere, un luogo dove crescere insieme. È stato questo eh, il modello al quale si è ispirato Giuseppe Pietro Maisto, che ha fortemente voluto questa associazione. Associazione che ha un suo periodico online e anche eh, cartaceo, che ha lo stesso nome: IdeaCampania.it. Ed è questo il tema dell'odierna puntata del taccuino politico della Campania di oggi. Un nuovo modo di fare politica, si è detto da più parti, uno strumento per cercare di offrire un prodotto, tra virgolette, prodotto ovviamente migliore per un governo più efficiente, un governo più al passo con i tempi. Una sintonia con il Presidente Caldoro su questo versante, ecco un'associazione che eh, vuole cercare di sostituirsi a un partito. No, assolutamente no. È una palestra, una palestra nella quale si, ci si confronta, si parla di eh, proposte, si ragiona su quelli che sono i problemi del quotidiano. È un qualcosa che credo possa andare incontro anche ai tanti amici amministratori impegnati sui territori. Oggi vi è meno quello che è un rapporto con la politica, vi è meno quello che è un contatto diretto con i territori. E' Idea Campania un progetto ambizioso che cerca di mettere insieme quelli che sono i problemi della, dei territori, eh, fare in modo che il tutto possa essere oggetto di discussione all'interno di quello che è la nostra associazione e poi magari cercare di trasformarle in proposte concrete. È un po' quello che si faceva qualche anno fa, ci si confronta, si discute, si litiga, si critica, si cerca di portare e di produrre qualcosa di interessante all'attenzione della gente. Non è possibile oggi immaginare che tutto possa ritrovarsi in una protesta, in una rabbia che è contro tutto e contro tutti. Noi dobbiamo immaginare di ehm, dare un'idea del futuro di questa campagna. Dobbiamo cercare di partire da quelle che sono le nostre eccellenze, dalle nostre bellezze, dai nostri, eh, dalle nostre tante virtù, perché i campani hanno la capacità di adattarsi, di confrontarsi, di trovare soluzioni. Ecco, noi dobbiamo trasformare quello che è questo modo di essere, una rabbia che oggi legittimamente, sottolineo, hanno i nostri concittadini trasformarla in idee. Ecco il perché una palestra di idee ha l'ambizione di essere una palestra di idee con le quali è portare avanti e proporre, magari anche tentare di proporre anche delle, delle proposte di legge che possono andare incontro a quelle che sono le esigenze della campagna. Ecco, um... Alla presentazione dell'associazione del periodico era presente anche il presidente Caldoro ed è stata, diciamo, da parte di Caldoro, anche fortemente stigmatizzato il dato che ehm, c'è bisogno di una nuova offerta politica, cioè c'è bisogno di una nuova offerta politica capace di ridisegnare un nuovo ruolo del governo. Eh, lui ha avuto modo di dire: Io sono stato uomo di prima Repubblica, la cosiddetta prima Repubblica. Dove la politica poteva ecco, agire forse con più fantasia perché c'era maggiore possibilità di risorse, oggi, con le risorse limitate, a volte quasi inesistenti, bisogna agire con molto, molto raziocinio. Lei ha parlato di, ehm, di rabbia della gente che non riesce a trovare le risposte a quelli che sono i suoi bisogni, ai propri bisogni. Ecco, che cosa può oggi fare la politica per cercare di dare appunto, risposte ai bisogni, quelli anche più comuni della gente? Guardi, innanzitutto nel primo convegno portato avanti dall'associazione, da Idea Campania, noi abbiamo tentato di parlare di sviluppo. Ovviamente eh, c'è stato un limite che è quello che eh, poi si è anche eh, discusso e parlato, poiché a quella manifestazione è stato presente al battesimo dell'associazione il, il presidente Caldoro, si è un po' andato al di là di quello che potevano essere delle, solo delle, delle, delle proposte, quindi si è parlato di, di un po' di tutto quello che è il momento attuale e di quello che sono le idee per il futuro. Io sottolineerei una cosa, eh, la politica interviene in ogni momento della nostra vita. Che cosa manca oggi alla politica? Manca una credibilità che purtroppo i tanti fatti che stanno avvenendo e che sono avvenuti negli ultimi periodi hanno fatto perdere nei confronti di chi esercita il ruolo, eh, esercita la politica, ma credo che bisogna che ci sia uno scatto d'orgoglio da parte di chi ritiene che si possa fare buona politica perché? perché la politica deve di nuovo ricominciare a programmare vanno fatti e vanno certamente affrontati eh, le soluzioni anche tamponando quello che sono gli eventi quotidiani, però la politica ha il compito di programmare e di progettare non possiamo immaginare che si, eh, si possano affrontare i problemi che oggi sono eh, contine che vengono evidenziate sempre più vengono affrontate in un batter d'occhio assolutamente no, sarebbe una, è una sciocchezza e sarebbe assurdo immaginare che il tutto Potesse essere affrontato con la semplicità, no, l'avancco programmato. La politica deve ritornare a programmare quello che è il, il, il futuro e, ed essere bravo a poter trasferire a quanti oggi protestano in modo forte e deciso di far capire che non è che si ottiene il tutto con i politici che magari dicono sempre va bene, no. Il problema si affronta anche dicendo e facendo in modo che i politici si assumano la responsabilità di dire non è possibile fare così come siete stati abituati fino ad oggi. Bisogna voltare pagina. E in questo io credo che il governatore Caldoro stia facendo bene perché non ritiene di dover dire sì a tutti, ma ritiene di dover. Far sì, di affrontare il problema e di, di cercare di superarlo, non di soluzioni tampone, assolutamente no. Oggi la politica deve assumersi questa responsabilità ed è in questo modo che credo che possa essere accolto quello che è la, 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 le idee che vengono fuori dai tanti politici che credono ancora in quella che è la buona politica e che sui territori ogni giorno, ogni giorno sono sono al, di frontiera, che acquisiscono, hanno contezza dei problemi e che troppo spesso e tante volte non sanno a chi riproporli. Noi dobbiamo assolutamente ricomporre quello che è il ciclo, fare in modo che gli amministratori locali possano avere di riferimento quello che è la provincia, quello che è la regione, quelli che sono i nostri deputati nazionali. Noi dobbiamo ricomporre quella filiera per far sì che a Roma possano aggiungere realmente i problemi veri. Roma non può trincerarsi dietro il problema della legge elettorale dietro il problema del numero dei parlamentari solo per dare in pasto a chi oggi protesta qualche notizia o qualche, o qualche riflessione in più. Noi abbiamo bisogno che si creino le condizioni per creare un buon, buon lavoro, fare in modo da creare del, dei giovani che possono affrontare quelle che sono le sfide del futuro. Io non vedo e non sento che si affrontano questi problemi. Si è fatta in questi ore una riforma lavoro, la riforma lavoro è più che altro approvata per darlo per dare alla, alla, a questa riunione a Bruxelles un una, una, momento, una, di, forza, momento cioè. di forza al governo Monti, ma non credo che questo, con questo si affrontino i problemi. Allora i problemi vanno affrontati con quello che è la quotidianità, conoscendo la quotidianità, conoscendo i problemi nelle varie realtà e portandoli all'attenzione nazionale perché è lì che ovviamente poi si decide quelli che sono il, i, i progetti per il futuro. Bene, in bocca al lupo a lei, all'associazione alla quale lei si riferisce, alla nuova iniziativa editoriale che è appunto ideacampania.it, vogliamo ricordarci un po' di pubblicità www.idea.ideacampania.it. A voi tutti grazie per essere stati in nostra compagnia. Tacquino Politico della Campania ritornerà come sempre domani alla stessa ora.